Tutti breve pillola sui temi hot della borsa. Allora, primo posto, buon vecchio Donaldo, un gran casino, sta facendo veramente un grande casino, si sta inimicando tutto il mondo, ma soprattutto anche gli americani stessi. Allora, ieri, anzi 2 giorni fa, si voleva licenziare un membro dell'economia. Praticamente uno delle teste pensanti all'interno del Council di Trump. Poi ha ritirato le dimissioni, ma non è detto che non si dimetterà nelle prossime settimane. Ieri è stato smantellato il board che era stato creato da Trump stesso, nel quale venivano riuniti i principali CEO delle principali aziende americane con l'obiettivo di capire quali potessero essere le strade migliori da percorrere per lo sviluppo dell'economia americana, però dovute alle molte defezioni, quindi alle molti, molti CEO che si sono allontanati da questo progetto e alle difficoltà di comunicazione che ci sono tra Trump e in generale le persone, è stato smantellato anche questo progetto. Quindi ora il mercato è seriamente preoccupato del suo presidente degli Stati Uniti. Ieri borsa americana scese dell'1,54, per il momento niente di drammatico, però sicuramente i mercati sono in tensione. Per non dimenticare la situazione in Corea, per non dimenticare che a settembre arriva di nuovo discusso il budget federale per gli Stati Uniti d'America, se no rientriamo nel famoso discorso che gli Stati Uniti d'America rischiano di andare in default. Il problema è che con un presidente degli Stati Uniti che non è in grado di comunicare con nessuno, il mercato comincia a farsi delle domande, comincia a preoccuparsi più che seriamente. Ma questo lo vedremo nelle prossime giornate. Però il problema Donald Trump è un problema reale che i mercati percepiscono. Altro tema completamente differente ma estremamente interessante. Riunione, sono state pubblicate le minute dell'ECB, ossia della Banca Centrale Europea, nel quale sono state spese più parole, più cose scritte in relazione alla situazione dell'euro. Infatti, il forte apprezzamento dell'euro sicuramente rispecchia un miglioramento della situazione europea, ma ora il board è seriamente preoccupato perché questa grande forza dell'euro nei confronti di tutte le valute mette a rischio tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. Questo il mercato l'ha sentito, e infatti sono alcuni giorni che l'euro si mostra debole nei confronti della maggior parte delle valute. Ora bisognerà vedere se sono solo le parole oppure ci saranno poi dei fatti da parte della BCE per cercare di portare debolezza nuovamente sull'euro. Quindi attualmente sembra probabile vedere da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, debolezza euro. Quindi potremmo essere di fronte alla fine del movimento rivalutativo dell'euro. Quindi potremmo vedere nuovamente l'euro tornare nei suoi binari, tenuto conto che la BCE è in una fase espansiva, è assolutamente illogico vedere un forte rafforzamento dell'euro. Quindi due temi, Banca Centrale Europea con indebolimento dell'euro, occhi puntati invece sulla situazione americana e sul presidente Donald Trump per capire quali saranno le evoluzioni future e cercare di capire come il mercato le interpreterà. Ok? Non ci rimane che aggiornarci al prossimo video. Ciao!